Pierpaolo Sileri avrebbe diffidato il servizio che doveva essere mandato di recente alle Iene, il programma TV d'inchiesta di Italia 1, a firma di Filippo Roma e Marco Occhivinti, riguardante la incompatibilità di natura lavorativa che avrebbe riguardato proprio Pierpaolo Sileri, che all'epoca era un senatore, ma che oggi è il sottosegretario al Ministero della Salute italiana. Dunque sembrerebbe che proprio Sileri avrebbe diffidato il servizio in questione, e verrà poi, diciamo così, diffusa, da come ho letto sul web, la verità di quello che è, o meglio che accadrà, in trasmissione, che verrà disvelato proprio nella puntata di stasera di Leiani, il programma di Italia 1. Ringrazio tutti, in primis per la visione, in secondis per l'ascolto di questo video di oggi. Dunque, un diffidare una trasmissione TV. Ovviamente non tutti quelli che vengono intervistati, oppure tutti quelli che vengono coinvolti dal programma TV Le Iene possono essere felici e contenti di un servizio. Può capitare anche che una persona non voglia essere omesso nella condizione di apparire, di comparire, oppure di fare altro proprio al programma TV Le Iene. Il saluto di Italiano, non è radio italiano, al prossimo video.